la Lega ha depositato quasi un anno fa una proposta concreta per superare il reato di eccesso di legittima difesa, quindi speriamo di non dover contare altri 15 morti prima che Renzi e il governo trovino il tempo di parlarne, e noi siamo a disposizione. Ecco, qual è la vostra posizione sul reato di eccesso di legittima difesa? È un non reato. La legittima difesa è legittima, punto. Non esistono eccessi quando uno entra in casa, nel negozio, nell'azienda e mette a rischio la vita o la proprietà di qualcun altro. Quindi è un reato che non esiste, soprattutto nei confronti di chi porta una divisa, che spesso e volentieri viene indagato per eccesso colposo di legittima difesa quando fa il suo mestiere. Siamo stati a troppi funerali di gioiellieri, tabaccai, taxisti, farmacisti, commercianti, poliziotti e carabinieri, e quindi ha fatto bene, si è difeso, era dentro, era fuori, era sul letto che saltellava, era sul pianerottolo, non doveva essere lì, questo era pure clandestino, quindi doveva essere espulso. Il reato lo fa chi aggredisce, non chi è aggredito. Se qualcuno si introduce contro la legge in una proprietà privata, deve sapere che anche in Italia, come nel resto del mondo, rischia, perché i due pensionati massacrati e uccisi di botte in Sicilia non si sono difesi, non hanno commesso un reato e adesso sono sottoterra.